Buonasera, siamo collegati per la nostra diretta e questa sera parliamo di, delle cose, delle ultime novità che abbiamo fatto su Future Professional e sono praticamente le più importanti che ci sono, come strumentazione che abbiamo messo a disposizione. Sto aspettando di avere come solito il backup per capire se state sentendo. Vedo che siete numerosissimi anche questa sera e sono contento perché le cose che spiegheremo, che vi illustrerò, saranno veramente particolari. Allora, audio e video, ok, quindi penso che possiamo iniziare. Aspettiamo ancora 2 secondi, portate pazienza, così intanto affinate, io sto leggendo se si sente bene, se si vede bene, perché la cosa che faremo è abbastanza complessa. Quindi cerchiamo di capirla bene, poi così poi diventa tutto più semplice. Perché questa sera parleremo di edging, parleremo dei punti di difesa degli istituzionali, parleremo del nostro centro strategico che dovremmo settare per le nostre opzioni, poi parleremo del Bob-Aup, parleremo del TS Meter, non ne abbiamo mai parlato. Poi abbiamo abilitato le condivisioni, quello c'è poco da parlare perché sono esattamente come quelle che abbiamo già su Fiuto Beta. Bene, allora partiamo intanto dalla cosa più semplice. Sabato abbiamo fatto l'incontro del tour a Milano e abbiamo parlato di un sistema di trading sulle opzioni che conteneva diversi indicatori, linee di regressione, bande di Bollinger, settaggi, insomma, e la gente, voi mi avete chiesto di fare un layout per metterlo già a disposizione. Allora, ecco qui, se aprite nella finestra che avete qui di fronte, andate su Template e vedete che c'è la finestra Carica Template. Nel Carica Template si apre la finestra ed è il primo in testa, Future Pro Bobao Indicator. Quindi ci cliccate sopra, lo aprite ed ecco che avete il sistema di trading bella che è piazzato. Ci sono già i settaggi fatti, c'è già tutto pronto, non c'è nulla, nulla da fare. Eccolo qua. Abbiamo messo, come vi spiegavo a Milano, come vi illustravo a Milano, abbiamo messo le candele del grafico in un colore che si vedesse poco, perché effettivamente a noi il grafico non serve molto. Quindi sono le bande esterne sono a puntini, esattamente come vi avevo illustrato, quella interna è la linea di regressione. Le bande blu sono le bande quelle più piccole, le bande di contenimento, le bande che danno la probabilità al 50%. In più, rispetto a quello che abbiamo visto a Milano, c'è questa linea azzurra che non riesco a togliere perché l'indicatore qui della banda di Bollinger è fatto anche con la mediana. L'ho messa di colore scuro, non vi interessa, non c'è nel settaggio. Sotto abbiamo anche il BB Width, quindi abbiamo anche le ampiezze e quindi vediamo se è il caso, appunto vedevamo se era il caso di comprare o vendere, partire appunto con la venduta o con la comprata. Quindi per riassumere arriviamo nell'ultimo segnale su questo titolo è avvenuto ed eccolo qui, quindi prendiamo il penultimo, questo vedete dove sono con il mouse, eccolo qui. Qui questo è un segnale short, quindi noi saremo andati short all'attraversamento di questa prima barra, di questa prima linea della banda di Bollinger, abbiamo avuto la conferma, quindi avremo continuato sostanzialmente, quindi venduto call,
continuato con la vendita della call senza aggiungere nient'altro, avanti ancora, e poi vedete qui esce e l'avremo chiusa qua. Quindi poi seguendo le regole che ci sono nelle vostre dispense, qui sareste entrati in copertura, avreste girato poi la posizione, quindi falso segnale, e rientrate di nuovo. Quindi tutta questa parte qui, noi ci saremmo praticamente entrati qua, coperti in questa zona. A questo punto c'è stato un falso segnale, dopo rimesso di nuovo in questa posizione e quindi di nuovo dalla parte giusta fino a qua. Guardando l'ultimo proprio, eccolo qui si entrerebbe con la vendita della put che adesso è confermata, quindi niente da fare, avremmo venduto la put da 1, 2, 3, 4, 5, 5 da 5 giorni, e l'avremmo venduta perché, come vedete, la banda di espansione, quindi abbiamo una volatilità molto alta, e quindi il premio incassato sarebbe stato tale per cui era più conveniente vendere che comprare. E qui, come sottostante, abbiamo Google. Allora, questo per quanto riguarda il sistema che abbiamo messo quindi come template. Questo qui l'abbiamo chiamato il Bobaop, quindi è stato Antonino Consoli, un nostro utente, che l'ha battezzato. Il nome mi è piaciuto e così lo chiamiamo Bobaop System. Ecco, quindi questo è il Bobaop System. C'è sul forum poi un'area dedicata per tutti i partecipanti, e là ci sono i vari commenti, le varie cose che si stanno facendo, perché questo sistema, nella realtà questo è un sistema che noi usiamo già da anni in una forma più complessa. L'abbiamo semplificato in modo che possa essere utilizzato anche in maniera manuale e non in maniera automatica. In maniera automatica ha dei settaggi e delle altre cose. Questo in maniera manuale funziona benissimo. L'ha fatto mio figlio Andrea, l'ha usato per gli ultimi 2 mesi prima di portarlo per vedere appunto se si poteva attuare. Prima l'abbiamo fatto senza opzioni, poi con le opzioni abbiamo fatto la modifica, quindi un sistema che va benissimo, e quindi sono sicuro che vi darà delle grandi soddisfazioni. Allora, adesso parliamo questa comunque è una delle novità di questa sera. Adesso parliamo di un'altra cosa. Ah sì, mi dice per fare scomparire la mediana cambiate colore. Sì, questo poi vabbè, poi vi... Sicuramente poi troverete il modo poi di aggiustare anche i colori. Allora, togliamo un attimo questo, anzi no, guardate, facciamo proprio così. Adesso vedete questo sottostante che è Google, perché così facciamo tutto un ragionamento attorno a questo sottostante. È partito in salita da 5 giorni e adesso sta quotando in questo momento 500, eccolo qui, 586. Allora, al di là del sistema che appunto è il Bobaop, quindi potremmo essere entrati con questo sistema, ma sapere se il sottostante sale, scende, se la volatilità è prezzata giusta, cosa si aspettano gli investitori, che cosa succederà a questo titolo, ecco, queste sono le risposte, quindi le domande che noi ci facciamo, e le risposte le troviamo proprio nelle cose di questa sera, che adesso vi elenco. In ordine anche sparso. Allora, prima avevamo l'open interest, quindi l'open interest, se vi ricordate, dava, mi sposto un attimo con la finestra e vi porto dentro una strategia. Scusate, sposto questa finestra, che è la finestra della chain delle opzioni, e mettiamo dentro una strategia che potrebbe essere, per esempio, la vendita di 20 call e di altre 20 call ad un altro strike più sotto. Quindi sostanzialmente una coppia di call vendute a due strike differenti. Possiamo vedere come anteprima che cosa viene fuori. Questo è il risultato di questa prima mossa di strategia. Eccola qua.
Anzi, stavo pensando una cosa, scusate un attimo, facciamola esattamente come, seguendo proprio la strategia che, sì, mi è venuta in mente una cosa, scusate un secondo che cambio, e dopo così vi faccio vedere perché. Mi è venuta in mente una cosa, ritorno qua, perfetto, cioè così ne approfittiamo per fare... Per seguire, così facciamo anche un ripasso della strategia, visto che siamo qua, possiamo farlo. Allora, il segnale, è un segnale di salita, quindi noi venderemmo le put. Quindi mi sposto e invece di vendere call vendiamo le put. Così vediamo se va male che cosa avremo, che cosa dovremo fare. Quindi vendiamo le nostre put, perché così ci ha dato il segnale del bob up. Mi state seguendo? Sì? Ok. Che cosa viene fuori come strategia? Beh, molto semplice. Due put vendute. Confermiamo, le mettiamo quindi in esecuzione. Sono due put, perfetto, con due strike differenti. Quindi quello che noi abbiamo è, lo vediamo qua, nel nostro strategy builder, vediamo questa coppia di put vendute, la 580 e la 585, che come payoff ci dà sostanzialmente questo, quindi nient'altro che una put, però che ha una pendenza doppia perché è fatta, vi faccio vedere, se guardate, eccola qui, è fatta con due put diverse che coincidono appunto con la curvatura del payoff finale. Va bene? Quindi andiamo a vedere adesso questa strategia nell'interno del nostro grafico. Quindi andiamo in analisi, nella finestra di analisi. Eccola qua. Zoomiamo sull'asse per togliere un po' gli ultimi. Eccolo qui. Quindi sostanzialmente noi abbiamo l'andamento del grafico di Google, quindi del movimento di Google. Vediamo che è anche molto volatile. E poi abbiamo la nostra partenza della strategia che è dato dal sistema che abbiamo visto a Milano. Adesso incrociamo non più l'open interest, ma incrociamo l'acronimo è DPD, che è il Defense Point Distribution. Che cosa sono? Intanto ve li faccio vedere. Sono questi istogrammi che noi vediamo, no? E che cosa ci dicono? Sono praticamente, ve li faccio vedere nella forma non incrociata che è questa, sono qui in corrispondenza per ogni strike, sono le posizioni in call e put assunte dagli investitori istituzionali ma già divise e tolte, quindi già filtrate, quindi non c'è più nulla da interpretare, qui ci sono già. Se erano call sintetiche, quindi è diventate put, quindi sono put. Se sono state protette, non ci sono. È stata moltiplicata la volatilità con la quale sono state vendute quindi sostanzialmente il premio che hanno incassato nei vari contratti che hanno venduto, quindi è stata fatta una media e quindi abbiamo esattamente la posizione dei fucili che difenderanno lo strike e della quantità di proiettili che hanno a disposizione, quindi sostanzialmente dove sono posizionate le difese e la forza che avranno nel difenderla. Vi faccio notare una cosa, non interessa più quindi il numero dei contratti che ci sono dentro, perché non è questo che ci dà la forza della difesa. Dunque, queste sono in verticale. Per vederle in orizzontale, per rispondere a una delle domande che mi state facendo, è qui, incrocia il DPD. Quindi non confondete più l'open interest con questo, perché non ha nulla a che vedere. Con grande piacere la gente, quindi anche, tra virgolette, i miei colleghi, si sono messi a parlare dell'open interest perché si sono accorti che effettivamente dà delle informazioni importanti. Poi però si sono allargati un po', dando delle interpretazioni e lì ne sono venute fuori delle belle, perché poi se una cosa,
non si capisce fino in fondo e non si sa bene come fare, interpretarla, come al solito si può interpretarla sia dalla parte giusta che dalla parte sbagliata, per cui è ancora più confusione. Poi qualcuno ha parlato dell'option pain, io l'option pain non l'ho mai messo perché secondo me serve, ma serve solo se hai dei dati che difficilmente l'utente normale ha, perché ci sono dei flussi dati che costano tantissimi soldi. Io non so se lo sapete, ma tanto per aggiornarvi, un flusso dati dei dati, per esempio, degli stocks quotati sull'Eurex, quello normale costa 500 euro al mese. Se invece voi avete necessità di avere quindi 500 euro al mese, avete un flusso dati che fa degli snapshot ogni 250 millisecondi, quindi voi avete una raccolta dati divisa in 4 per ogni secondo, quindi velocissimo per l'utente normale, lentissimo invece per un sistema di trading come il mio, quindi come i sistemi di trading che gestiamo noi. Quindi tutte queste, per dirvi cosa, che per avere delle interpretazioni di fotografie bisogna sapere come sono composte. Allora, siccome io questi dati li ho, le abbiamo interpolate e abbiamo creato questi punti che ho chiamato appunto i punti di difesa e quindi abbiamo la distribuzione dei punti di difesa. Poi siccome l'inglese si presta a essere più short, più corto come terminologia e a dare l'idea, ecco perché l'abbiamo chiamato Defense Point Distribution. Sostanzialmente che cosa ci dice? Ci dice dove sono posizionate le difese degli istituzionali, come sono messi e che cosa si aspettano. Quindi vedendo in questo momento la posizione, sì, naturalmente, sì, adesso appunto un attimo che guardo, perché mi sono arrivate parecchie domande, adesso cerco di riassumerle. Ok, ah sì, allora, voi fate pure domande, così ci chiariamo bene perché sono importanti. Allora, non serve vedere l'evoluzione perché intanto sono in tempo reale, cosa che rende il defense point importantissimo. Allora, in tempo reale in questo senso, che ogni volta che voi aprite e riaprite la finestra, lui lo ricalcola, viene a riprenderselo dai nostri servers e ve lo riproietta. Per cui, chiudete la finestra, la riaprite ogni ora, ogni non so, mezza giornata e voi avete la posizione aggiornata e quindi la variazione che è stata effettuata durante la giornata, durante l'ora, anche ogni 5 minuti. Se voi continuate a aprire ogni 5 minuti la finestra avrete subito l'aggiornamento. Noi non l'abbiamo fatto aggiornato appositamente, perché questi dati sono tutti dati che vengono presi dal mio server, quindi se io ve li mando in aggiornamento continuo, devo decidere, quindi in tempo reale sostanzialmente, mi serve un flusso dati che io non ho a disposizione e quindi non ci riesco. A parte anche poi che in tempo reale, sì, insomma, voglio dire, non serve un granché, noi siamo opzionisti, per cui quando abbiamo due, tre, quattro fotografie di che cosa sta succedendo durante la giornata è più che sufficiente. E naturalmente tengono conto di tutte le scadenze, quindi ci sono tutte le, sostanzialmente queste barrette qua, queste barrette corrispondono a tutti i soldi che sono disposti a spendere gli istituzionali per difendere il loro strike. Questi sono i soldi che vogliono portarsi a casa e sono i soldi che metteranno a disposizione per la difesa dello strike. Vi faccio notare una cosa, che a differenza dell'open interest, che è sostanzialmente un istogramma quotato sullo strike, questi non corrispondono agli strike. Vedete, io posiziono il mouse sulla prima linea che è call. Voi vedete a destra sul monitor la posizione del cursore, che è il numero in giallo, è 5,92,74. Per cui la resistenza in salita del titolo Google non avverrà a 5,90, non avverrà a 5,85, che sono i punti strike, non avverrà a 5,95, ma avverrà a 5,92,74. 5,92,74, questi iniziano
a mandare giù il sottostante, quindi la vendita dei futures. Se dovesse crollare il primo defense point, ma allora siete in tempo reale, ripeto, e quindi lo vedete, ecco che funzionerà eventualmente il secondo defense point, 5,97, 64, quindi sono molto vicini. Possiamo vedere, vedete, possiamo vedere per esempio che qui, su questo, hanno rimbalzato, vedete, questo, qui hanno dovuto sfruttare del premio incassato, hanno dovuto sfruttare del premio incassato per difendere la posizione in questo punto, comunque è rimasto comunque il più alto dei supporti che abbiamo, delle resistenze che abbiamo in essere sulle call fino adesso, quindi il titolo sopra i 617 non ci è andato, qui è stato rimandato, vedete, è stato violato, e quindi sarà uno dei punti più difficili da superare perché è ancora il più forte. Qui sono posizionati più soldi in totale. Come potete vedere, e qui è chiara proprio la posizione, questo titolo salirà o scenderà? Ecco, salirà o scenderà secondo voi? Aspetto un attimo che così vi fate la domanda. Guardate come sono posizionati lì gli investitori e vedete che sono posizionati. Oh, bravi, ecco, benissimo, perfetto. Sono arrivate tantissime risposte. Esattamente, bravi. Esattamente, scende, perfetto. Scenderà, quindi ecco che la posizione di questo titolo, la posizione di questo titolo, vedete, qui scatta, ma non si stanno ancora spostando, quindi attenzione che non si stanno ancora spostando. Allora, oggi, poi domani può cambiare tutto, ma oggi la posizione è che il trend è in salita e su questo non c'è dubbio perché ci sono quattro barre verdi. Però la posizione qui a 692, questa posizione, a 692,74, sono lì ed è il primo test per vedere se passa per andare in salita, ma qui inizierà a essere rimandato indietro. Verso la discesa invece c'è caduta libera, perché tutte le posizioni in essere sono tutte vedete, sono bassissime, non hanno convinzione, sono molto basse e quindi noi possiamo comunque avere già una posizione che ci dice sopra 5,92,74 sarà molto difficile che salga, molto di più che non che scenda sotto il 5,82. 5,82, questo corrisponde ad uno strike, quindi oltretutto quasi ad uno strike, quindi quando corrisponde ad uno strike dovete anche immaginare che qui sarebbero stati, se ve la facessi vedere con l'open interest normale, qui ci sarebbero molti contratti, ma in realtà il premio incassato è poco e quindi questa è la forza di questo punto di difesa. E quindi questa è la nostra situazione attuale. Quindi non c'è più interpretazione. Andate su con il mouse e questo è il primo supporto, la prima resistenza, voi avete i colori e avete anche la forza con cui resisteranno. Quindi sapete dove dovete iniziare magari o a spostare la vostra strategia o ad entrare in copertura, che appunto è una delle cose che vedremo questa sera. Poi abbiamo, intanto, che ci aiuta in questo, abbiamo, vediamo un po' di prenderlo qua. Sposto la finestra così faccio un po' di spazio. Abbiamo nei tools qui, abbiamo il TTS meter che è questo qua. Lo metto qui così si vede. Un attimo che c'è ancora qualche domanda sul DPD. Allora, sì, dunque riassumendo le due o tre.
Rientro un attimo con questo, così rispondo alle due o tre domande che magari. Allora dice, sopra i 625 gli istituzionali non hanno posizioni. No, sopra i 625 tutte le posizioni che hanno gli istituzionali non valgono niente. Sono strike, eccola qui la differenza, mi piace la domanda e così ve la vi rispondo. Se voi guardate nell'open interest normale vedrete anche posizioni sopra, che passano sopra 625, ma non sono posizioni in vendita, sono tutte posizioni comprate. Quindi sono posizioni comprate perché anche loro hanno bisogno di avere una spalla su cui andare ad appoggiarsi, per cui sono posizioni comprate, non sono punti di difesa, per cui a noi non interessano. E ci sono sicuramente anche sotto il 540, quindi noi non abbiamo preso in considerazione, ma non per scelta, perché proprio non serve niente prendere in considerazione, i punti. Quindi tutti i punti comprati non sono punti di difesa, assolutamente no. Poi il valore è normalizzato, nel senso che qualsiasi sottostante voi prendete ha la proporzione della barra, quindi voi adesso fate le prove sui vari sottostanti e vedrete che quando una barra è grande riferita al suo sottostante e quindi ognuno è normalizzato sul suo sottostante, quindi avete un'unità di misura che vale per tutti i sottostanti. Quindi ho voluto fare, ci abbiamo messo un po' di tempo, ma l'abbiamo voluto fare per cambiare il sistema dell'open interest perché diventava complicato. Mi accorgevo leggendo il forum, leggendo le mail, che erano più le volte che si cercava di interpretare, ma poi non si capiva un granché. Nella realtà qui non c'è nulla da interpretare, quindi sappiamo che c'è un movimento libero nell'interno di queste due strike, difatti qui sono azzerati i premi, non ci sono. Qui libertà di movimento, la prima forza è qua. Questo è quello che abbiamo e quindi abbiamo subito un'informazione molto chiara, unica, inequivocabile, non ci si può sbagliare. Allora, intanto metto da parte questo. Poi abbiamo il TTS, il meter. Questo qua, che cosa ci dice? Che cosa ci dice? Praticamente ci dà, il TTS sarebbe trend, time e strength. Quindi ci dà il trend, da quanto tempo è in essere e la forza con cui è in essere. E quindi questo a cosa può servire? Può servire a fare le modifiche, le entrate a mercato, perché è time frame basso, quindi molto, molto rapido, quindi ci dà l'entrata a mercato, ci dice se, lo mettiamo in centro, quindi tolgo un attimo quello sotto, così, eccolo qua, così lo vediamo meglio, eccolo qua. Quindi sostanzialmente ci dice come operare. Non è, anche qui ci sono degli algoritmi, imparerete a usarlo vedendo magari il grafico vicino, quindi capirete che non ha proprio relazione col movimento del grafico, ma anche questo tool tiene conto della volatilità delle opzioni e dei movimenti che ci sono sulle delle opzioni, quindi è anticipatore rispetto al movimento. Questo più che spiegarlo va visto sostanzialmente. Quindi vedete in questo caso sta dicendo che c'è un trend bullish, forza praticamente non ce n'è, perché è zero, una forza è da 0 a 100, quindi 100 vuol dire che è il massimo della forza, in questo caso forza non ce n'è, per cui non si fa nulla. Potete vedere con questo tool il grafico e con questo riconnetterlo nel caso in cui lo status, la pallina qui, sia diventata rossa. Ecco, quindi questo è quello che ci dice il nostro TTS meter. Per cui quando dovete fare delle operazioni, lo prendete e questo vi dice appunto se il titolo è in salita o in discesa. Naturalmente è di breve, quindi consideratelo a time frame 5 minuti. 4-5 minuti e così il tempo e vedete da quanto tempo, in questo caso è zero, è appena partito, però mi viene il dubbio che forse è scollegato. Proviamo a ricollegarlo. Vi dico una cosa, che con questo programma con cui sto facendo
share con voi della serata, ho dei problemi di connessione. In effetti forse sembrerebbe. Vabbè, un attimo solo. Ah, poi sì, è vero, si è chiusa la borsa americana, quindi per forza che non si muove niente. E quindi praticamente qui si muoverebbe, ma lo vedete poi, qui si muove il tempo, quindi avete da quanto tempo è in essere il trend e la forza con cui è il mercato. E quindi potete fare le vostre rollate o messe a mercato, quindi delle coperture o spostare le vendute e le comprate usando questo strumento. Semplicissimo, non c'è interpretazione, qui basta leggere e siamo a posto. E quindi questa è la seconda cosa che abbiamo messo a mercato. Poi riprendiamo Tracchete. Questa sera ci siamo fregati perché la borsa americana è chiusa. E quindi potevo fare prima, porca miseria, e quindi potevamo fare prima altre, vabbè, adesso dovete fare delle cose in fiducia perché non si vede muovere niente e quindi vediamo un po' come possiamo fare. Un secondo che vediamo se c'è qualcosa di aperto di qua, perché volevo farvi vedere l'edging come funzionava, quindi un secondo solo che vediamo se c'è qualche mercato aperto e che io posso fare strategia. Un secondo solo, portate pazienza, così vediamo un'altra cosa. Però abbiamo le opzioni che sono chiuse. Niente, ci sono le opzioni chiuse, ragazzi, quindi vediamo un attimo. Secondo solo. Sto preparando, un attimo che arriviamo. Cambieranno i prezzi, ma forse ce la facciamo lo stesso. Vediamo un attimo. Arrivo. E questo si muove, vero? Perfetto. Sì, allora spostiamo un attimo il Google che è praticamente fermo e portiamo dentro il Dow Jones Eurostoxx. Così, eccolo qui. Così possiamo, non si muoverà il prezzo delle opzioni, però si muove il sottostante. Quindi un secondo solo che modifichiamo anche qua le quantità. Quindi mettiamo delle quantità alte così riusciamo a capire bene il funzionamento dell'hedging. Quindi facciamo 100 contratti e 100 contratti. Per chi non lo sapesse, il Dow Jones Eurostoxx, ogni opzione ha un sottostante, quindi governa un sottostante. Quindi chiudo Riepilogo della strategia, praticamente quello che abbiamo messo in mercato è la stessa, vabbè, è la call che avevamo messo prima, eccola qua, quindi con due opzioni, adesso poi vi spiego perché, eccolo qui. Allora, quindi adesso parliamo di delta edging, e quindi avevo bisogno di un sottostante che si muovesse, così vediamo un attimo la differenza. Allora, se io avessi a mercato qualsiasi strategia o a mercato, quindi il payoff, quindi la linea blu di una strategia, non importa all'interno cioè, non importa all'interno della strategia che cosa c'è, ci potrebbe essere tantissime, tantissime opzioni dentro, ma quello che noi vediamo, il risultato finale, l'insieme di tutte le operazioni che abbiamo messo dentro, è il payoff, quindi quello blu nella figura. Però, se vogliamo gestire la strategia, quindi se non è una strategia statica e non può essere in opzione una strategia statica, quindi se noi la gestiamo ci sarà il sottostante che si muoverà e salirà e scenderà e andrà a toccare o vicino a degli strike, quindi o put o call che fanno parte della mia strategia, per cui io dovrò intervenire in diversi modi, quindi o posso
prendere il mio strike che sta andando sotto attacco, lo prendo e lo sposto, e quindi questa si chiama rollata. E quindi naturalmente spostandolo, essendo più delle volte uno strike OTM, io lo sposto in perdita, perché sposterò una coppia, la sposto in perdita, quindi dovrò aumentare i contratti e quindi rischio di perdere il controllo dei contratti, a meno che non mi sposti nel tempo, e quindi rischio di perdere, di passare alla cassa questo mese, e magari mi tocca passare il mese prossimo o quell'altro ancora. Allora, io posso attuare in una strategia, e così in genere si fanno delle strategie e poi si decide magari di rollarle fino a un determinato numero di contratti. Quindi supponiamo di fare una strategia e di avere un'idea già, di avere in base al portafoglio, di decidere la rollatura. E quindi se il prezzo salirà verso le call, sposteremo le call, se salirà verso le put, sposteremo le put. Poi il prezzo potrebbe continuare a salire al di là del nostro strike e noi non avere più l'intenzione di spostarci. A quel punto, se non ci spostiamo, andremo a perdere. Allora, come facciamo a non perdere? Per non perdere, dobbiamo entrare in copertura. Per entrare in copertura, entriamo in copertura di delta, vale a dire entriamo in copertura con la stessa quantità di soldi, quindi metteremo nell'interno della strategia un qualche cosa che ci porti dentro tanti soldi quanti ne perde la opzione in attacco. Allora, il payoff di questo che vediamo adesso, quindi del Dow Jones, se avessimo fatto questa strategia, questa semplice strategia, la rimpicciolisco un attimo così mi rimane la finestra dietro. Eccolo qua, vediamo se riusciamo a fargli restare tutte e due. Non ci riesco, ma eccola qui. Ecco, vediamo che abbiamo due strike, la 3350 e il 3400. Quantità 100 e quantità 100. Poi abbiamo un valore di delta, quindi 0,26 di delta e 0,22 di delta. Quindi su questo valore noi calcoleremo l'eggiata. Quindi vuol dire che ogni contratto call perderebbe in questo momento perde 0,26 rispetto a 1 di sottostante. Quindi praticamente è un quarto di un sottostante. Vale a dire che avere la piena copertura di questa strategia, cioè perché questa strategia non vada a perdere, io dovrò avere 100 contratti moltiplicato 26 e anche 100 contratti moltiplicato 22. Allora, questo qui è un'operazione semplice, quindi è un calcolo abbastanza semplice. Il mio delta in effetti è fatto di 476 come il delta di portafoglio. Poi però ci sono le quantità di sottostante che possono essere differenti da sottostante a sottostante e anche le posizioni in opzioni più complesse. E allora ecco che diventa difficile pareggiare la posizione. A questo punto abbiamo questo tasto nuovo che è l'edging, appunto. Quindi io digito sopra il tasto edging e lui mi dice esattamente, correzione delta, mi dice la quantità che io devo mettere a mercato per avere sostanzialmente la mia posizione in delta neutrale. E mi mette già, mi illumina, mi mette solo il bottone, in questo caso buy, il bottone che serve. Se io avessi avuto da fare delle coperture con del sottostante short, sarebbe venuto fuori, dopo magari facciamo una prova, sarebbe venuto fuori solo il tasto sell. Quindi è immediato e non c'è possibilità di errore. Quindi se io eseguo quindi l'operazione di correzione di delta, vedete, il delta di portafoglio è 476, quindi è 476, 10 euro per ogni punto, effettivamente è circa 48. Io schiaccio buy, vedete, quindi registro l'ordine e quindi chiudo l'operazione. Vedete che adesso il delta di portafoglio, lo vedete qua nella parte alta, il delta di portafoglio che prima era di, mi pare, 476 euro, adesso è di 3,14 euro. Sostanzialmente
l'abbiamo abbassato, l'abbiamo praticamente azzerato. Infatti mi dice qual è la quantità di edging che mi serve per mantenere la mia posizione neutrale verso il movimento del sottostante? Zero. Quindi praticamente sono neutrale verso il movimento del sottostante. Adesso abbiamo una volatilità molto bassa e quindi lui si muove poco, anzi continua a ribattere 2,842. Tra un po' vedremo se si rimuove, che qui ci saranno, si muoverà di nuovo la quantità, e quindi sarà sufficiente che clicco di nuovo sul pulsante e lui mi dà la quantità esatta per andare in copertura. Avere 100 opzioni call e 100 opzioni call su due strike e 48 sottostanti, che cosa fa nella mia payoff? Eccolo qui, che cosa fa? Sostanzialmente il bianco, la linea bianca è il sottostante, vedete, mi fa un payoff di questo tipo. Quindi mi abbassa la parte, prima era solamente una serie di call vendute, adesso mi ha abbassato la parte dietro delle call e quindi mi alza, praticamente come se avessimo piantato un chiodo dove c'è il sottostante e l'avessimo fatto, con una leva, fatto ruotare. E si è quindi alzata la parte di break-even, quindi il break-even si è allontanato. In questo caso noi abbiamo, con questa strategia, abbiamo un downside break-even, quindi abbiamo la possibilità che il prezzo si muova verso il basso, che scenda senza andare a zero, pari al 9,75%, e una possibilità di rimanere in guadagno anche se il sottostante si muove, qui sale, del 24%. Quindi abbiamo un'area di guadagno che possiamo giocarci, insomma, del 24%, quindi del 34%. Quello che è successo, mettendo dentro appunto i futures in edging, lo vedete bene qua nella curva at now. Vedete la curva at now, adesso tolgo il puntatore, ma è per farvi vedere dove, qua, vedete, si è appiattita. Si è appiattita, allora cosa vuol dire che si è appiattita? Vuol dire che il sottostante, quindi il pallino rosso che c'è lì in alto, se si muove fino qua, quindi se si muove da una parte e dall'altra, non mi produce nessuno spostamento nel portafoglio. Quindi il mio portafoglio non diminuisce, non perde, vedete? Praticamente è come se avessi una linea dritta, quantomeno per questo movimento di sottostante. Quindi io ho azzerato il rischio di movimento del sottostante per una certa percentuale di movimento del sottostante. Quindi queste qui sono le manovre che vengono effettuate per poter andare a scadenza. Cosa succede? Che in questo caso, ed è proprio questo quello che attuano poi gli istituzionali, io devo entrare con i sottostanti. Allora, quando io entro con i sottostanti, li compro, li vendo, quindi movimento, gli istituzionali movimentano il prezzo, noi no, noi ci adeguiamo, ma sostanzialmente noi riusciamo in questo modo a portare a casa il premio che noi abbiamo incassato. Quindi ecco perché io dico sempre che è meno rischioso vendere un'opzione che comprarla. Io quando l'ho comprata, se poi il sottostante non va nella mia direzione, io a addeggiarla non ci riesco proprio. Allora è chiaro che invece se io ho incassato un premio, in questo caso, vabbè, in questo caso abbiamo messo delle cifre molto alte, perché abbiamo messo 100 contratti, quindi vabbè, quello che è insomma il nostro premio, in questo caso sono oltre 200.000 euro, noi ce li possiamo portare a casa, o comunque portare a casa una grossa percentuale, perché sostanzialmente noi abbiamo solo, non dobbiamo fare altro che aumentare e diminuire il numero dei contratti, quindi comprare e vendere dei futures, in questo caso, a seconda di come ci dice il nostro calcolatore. Vi faccio notare una cosa. Che se io muovo, vediamo se viene fuori, se io, ecco, vedete, se io ho un'operazione sola, se io ho un'operazione sola, quindi ne ho disattivata una, è chiaro che mi cambia completamente la mia posizione,
Quindi se io alleggerisco una posizione in opzioni, ecco che la quantità di hedging, io sono troppo pesato, quindi sono troppo pesato long, ho troppi sottostanti, perché vi faccio vedere. Vedete, io ho il sottostante che è la linea bianca e ne ho troppi però. Mettiamo più centrale, ecco. Ne ho troppi perché adesso ho eliminato una parte di opzioni, quindi dovrei, mi calcola che devo togliere 22 sottostanti. Quindi, vedete, devo togliere 22 sottostanti, ho cliccato, vi faccio rivedere, ho cliccato sul tasto Edging, pulsante attivo questa volta è il sell, quindi non mi posso sbagliare, c'è già la quantità, io dico sell, registro l'ordine, chiudo ed ecco che la mia posizione, vedete di nuovo il mio delta, la mia posizione è di nuovo bassa. Di nuovo abbiamo la curva at now, cioè la strada che farà il sottostante, la farà su una curva che è quasi dritta perché io ho azzerato il movimento. Non ho azzerato, ho azzerato il movimento del portafoglio rispetto al movimento del sottostante. Mi spiace perché non abbiamo le volatilità giuste, non abbiamo volatilità giuste perché non abbiamo i prezzi giusti delle opzioni perché sono chiuse. E quindi è giusto quello che stiamo facendo perché la tecnica è quella, non sono giusti i valori, non sono giuste le volatilità, non è giusto, non, perché appunto è tutto fermo. E quindi sostanzialmente stiamo facendo qualche cosa di teorico, mi dispiace perché l'avevo fatto quest'ora apposta perché lo facessimo con i prezzi reali e non avevo pensato che l'America chiude. Comunque, ecco, a seconda della mia posizione, come vedete, non ho quantità di hedging, vuol dire che la mia posizione sostanzialmente vuol dire che avere le call 3.350 e averne 100 equivale, corte quindi vendute, equivale ad avere 26 sottostanti comperati. Questo sostanzialmente è quello che dice il delta hedging. Quindi vuol dire che se perderanno quello che perderanno le call, guadagneranno i sottostanti e viceversa. Oppure, adesso ne aggiungiamo un'altra, se io aggiungo un'altra opzione, ecco che mi ritrovo a dover ricorreggere il delta perché la mia posizione è cambiata, quindi ritorno su hedging. E mi trovo il tasto buy. Quindi ricompro, registro l'ordine e io mi ritrovo di nuovo a delta 0, vedete? Delta, che qua è in alto, delta di portafoglio a 0. Quindi rivediamo, tolgo l'opzione, quindi mi dice che il mio delta di portafoglio adesso è di 223 euro, quindi 22 sottostanti in più. Se faccio i conti bene, adesso è facile, però magari su posizioni più complesse non è così semplice, io clicco e lui mi dice vendere. E io mi ritrovo di nuovo a delta 0. È chiaro che se io riesco a essere a delta 0 sempre, sono neutrale verso il movimento, non neutrale quindi verso il passare del tempo, il premio che ho incassato è tutto tempo, e se io non perdo i soldi del tempo che mi hanno dato nel movimento, io riesco a portarmi a casa tutto il premio. Adesso un attimo. Riflettete un secondo, intanto io leggo un po' di domande che mi avete fatto. Ah sì, beh, allora sicuramente rifacciamo tutto anche la settimana prossima, anche perché la settimana prossima annuncio, la settimana prossima finiamo tutte le cose che ci sono, quindi rilasciamo le ultime cosette che riguardano FutoPro, vale a dire la finestra delle impostazioni che praticamente è già pronta e il portafoglio, quindi era già pronto anche il portafoglio, però ho voluto prendermi del tempo per spiegarlo, quindi la settimana prossima facciamo una parte di questa, consegniamo anche il portafoglio, quindi le impostazioni, e quindi è pronta la versione di Fiuto. Quindi ci vedremo sicuramente
con Wall Street aperta e poi continueremo i nostri incontri. A questo punto avremo comunque tutto insieme e facciamo di nuovo un bel ripassone di tutto. Riguarderemo ogni sera, faremo qualcosa, insomma, ogni giovedì faremo qualche cosa a tema. Il punto importante adesso che voi dovete vedere è che c'è la possibilità di entrare in copertura. Quindi adesso mi state facendo delle domande di come si fa, di come si può fare, eccetera. Io dico, ci vuole del tempo per capire come entrare in copertura. Intanto c'è uno strumento che vi dice come entrare in copertura. Poi vediamo col passare del tempo, poi vi faccio vedere, poi faremo magari qualche strategia assieme, magari facciamo anche in reale, tanto voglio dire siamo trader, quindi non avremo mica paura di mettere a mercato qualche cosa. Quindi facciamo una strategia assieme, facciamo una strategia magari da gestire una volta alla settimana, live e magari sul forum la gestiamo, oppure in condivisione, visto che adesso ci sono le condivisioni, possiamo condividere, vedete c'è qui questo pulsante condividi, quindi possiamo condividere la nostra strategia, quindi ci mettiamo d'accordo per un orario in cui io mando la correzione e quindi possiamo gestire. Naturalmente a scopo didattico, quindi gestiamo una strategia, la facciamo insieme, così vediamo come ci si comporta sia con il what if che con leggi, con tutte le cose che abbiamo visto fino adesso sostanzialmente. Quindi io ve le sto elencando in modo che voi ne prendete confidenza e poi le vediamo assieme. Volevo fare una cosa. Una risposta. Mi dice se è possibile, quindi così tiriamo subito una. Se è possibile mandare a mercato le strategie in reale. Questa funzione è disabilitata e io la lascerei disabilitata finché non siamo sicuri che quello che facciamo lo stiamo facendo bene. Perché questo software è, diciamo, è nella prima versione, quindi cioè, a disposizione vi abbiamo messo le prime cose che sicuramente dobbiamo conoscere. Poi manca. Noi ce l'abbiamo e lo stiamo usando, chi viene nel mio ufficio lo vede tutti i giorni. Noi abbiamo, e lo stiamo già usando appunto, noi abbiamo lo script, cioè c'è un'altra finestra dove si scrivono le cose da fare e poi si mandano e si fanno fare in automatico. Il problema è che fare in automatico, poi chi le farà è un computer, signori, rischiamo di fare in automatico dei pasticci. Allora, prima di tutto, e quindi i pasticci, vabbè, che sono soldi vostri, ma poi le rogne sono mie perché poi mi scrivete, ma è successo questo. Allora, per evitare, tanto non cambia niente, la borsa continuerà ad andare avanti e indietro anche fra qualche mese, per cui non c'è problema, tanto prendiamo confidenza. Poi, quando voi avete assunto una certa dimestichezza con il software, ecco che riuscite a capire se ci sono dei programmi, se avete messo delle cose, delle condizioni sbagliate. Perché se no voi mettete delle condizioni, poi in realtà non sono neanche giuste, quindi è meglio, mentre le fate a mano vi accorgete, ma se le fate fare in automatico viene fuori un disastro. Io questo è una cosa che ho già vissuto, ma l'abbiamo vissuto anche con altri utenti quando avevamo dato qualche anno fa alla suite. La suite faceva tutto e poi però facendo tutto faceva troppo perché poi si metteva in edging automatico, si faceva fare le cose in automatico e in automatico venivano fuori dei disastri, per cui bisogna prima di tutto conoscere la materia. Adesso che siamo arrivati a questo punto ve lo posso dire, non è semplice. Ve l'ho detto all'inizio vi dicevo che era semplice perché non volevo demoralizzarti, ma siccome ormai siamo arrivati fino a qua, quindi la maggior parte di strada l'abbiamo fatta, vi assicuro che proprio tanto semplice non è. Quindi quello che noi abbiamo fatto questa sera è l'introduzione del ledging, e come potete notare, noi stiamo, vedete, nella finestra edging, noi abbiamo intanto edgiato il delta e c'è un motivo perché abbiamo edgiato il delta e non edgiamo tutte le altre cose, anche perché è una complessità in più. Quindi impariamo ad usare l'edgiata di delta e io vi garantisco che il premio ve lo portate a casa, tutto il resto non serve a nulla. Poi, se le fate e fate le strategie nell'interno di strike comperati, quindi mai vendute come sto facendo adesso io per dimostrazione, ma naturalmente ci devono essere le coperture. Voi non avete bisogno neanche di correggere il gamma perché è già corretto dal fatto stesso che ci sono degli strike comperati.
Il theta non si corregge perché sennò io non avrei 58 anni, ma riuscirei a adeggiarmi. Il vega, sì, non serve a nulla, e già sì, perché contro il vega non ci si egge, ma è un vantaggio. Il RO, vabbè, quello. Il RO è il cambiamento sui tassi di interesse. Noi non stiamo facendo delle operazioni tali, per cui il cambiamento di un tasso di interesse ci porta degli svantaggi. Finché non facciamo delle operazioni che durano un mese, 2 mesi, 3 mesi, questa è una greca che non ha importanza. Quindi, vi ho volutamente indirizzato nel concentrarvi nel delta. Poi, francamente, ripeto, chi viene da me lo vede tutto il giorno. Io sono. Ho le mie strategie, io le copro in delta. Io gamma, teta, vega e rho non li tocco nemmeno e vi assicuro che passo la cassa tutti i mesi, perché tutti i mesi pago i miei stipendi, per cui non. Quindi basta il delta, insomma, ecco, tutto il resto sono sì, sono cose che poi uno le può fare perché si diverte, perché è bella, magari ci si appassiona anche su queste cose. Poi però all'atto pratico quelle che servono, insomma, è il delta. Pratici di delta voi potete essere sicuri al 100% che il premio ve lo portate a casa. Magari non tutto, perché l'hedging è un compra alto, vendi basso per definizione, quindi voi vi accorgete che dovete comprare, che è già ora di comprare, e vi accorgete che è ora di vendere, che è già ora di vendere. Quindi compriamo a un prezzo più alto di quello che poi lo vendiamo. Quindi ogni volta che noi facciamo hedging perdiamo qualche soldo. Però seguitemi in questo ragionamento. Se io ho questa operazione, ho 100 opzioni vendute, quindi ho un certo premio venduto. Sono in hedging e sono partito a fare hedging da un po' di tempo, quindi l'ho già fatto diverse volte e ci sto perdendo. Vediamo che ho consolidato, se fosse vero, ho consolidato già 2.237 euro di premio. Quindi il mio premio sostanzialmente se ne sta andando perché io sto pagando lo scotto dell'hedging. Beh, allora che cos'è che posso fare? Beh, una cosa molto semplice, guardate bene, la facciamo assieme. Attenti, abbiamo in portafoglio 100 opzioni call 3.350 e abbiamo 26 sottostanti a copertura future, va bene? E abbiamo perso 1.200 euro. Cos'è che si potrebbe fare? Ma semplicemente si rivendono altre due opzioni, perché vedete il premio, se fosse vero, adesso non è collegato in tempo reale, ma comunque facciamo finta che sia vero, sono 76 punti, quindi sono 760 euro. Quindi 760 più 760 fa 1.500 euro. Quindi io ne vendo due e incasso praticamente di più di quello che ho consolidato come perdita, aumentando di pochissimo la mia esposizione, perché aumento del 2% la mia esposizione. Ma quello che è interessante è vedere il mio delta di portafoglio, di che cosa potrà cambiare, cioè di quanto dovrò correggere la mia posizione. Guardate, io ne vendo altre due, quindi metto due. Le vendo, quindi incasso, vedete, 700, 1.533 euro, sell, le mando a mercato, sell, e la mia posizione, 26 era e 26 rimane, era 3,30 euro positivi e è diventato 1,40 euro negativi, cioè sostanzialmente non ho fatto nulla, anzi, a dire la verità, ho migliorato il delta, perché prima era 3 euro, adesso è solo più 1 euro. Prima era 3 euro positivi e adesso è 1 euro negativo. La mia figura non è cambiata, perché con due opzioni non ho fatto niente, sono intervenuto al 2%, è cambiato invece il mio portafoglio perché ho incassato già i soldi che avevo consolidato. Quindi impareremo questo sostanzialmente, a fare hedging, farlo di delta e mano a mano che si perdono, per forza perché un compra alto e vendi basso, ripeto, che si perdono in performance. Quindi consolidiamo delle perdite, ecco che poi noi andiamo a rifinanziarle vendendo le nostre posizioni. Siamo quasi in chiusura, volevo farvi vedere una cosa. Volevo farvi vedere una cosa, anzi due. Vi faccio vedere, intanto analizziamo questo sottostante. Eccola qui.
volevo che analizzassimo questa strategia, che adesso è un po' troppo larga, vabbè, e incrociare, ah, ci sono i mercati chiusi, porca miseria, anche qua. Niente ragazzi, domani con i mercati aperti vi incrociate il defense point, così si vedevano i punti. Volevo fare un commento assieme a voi. Comunque domani fate una cosa, fate una strategia, fate uno straddle su qualsiasi scadenza, su qualsiasi strike che voi lo facciate, quindi con un delta che abbia senso però, quindi delta, da delta 0,3 in su, vedete che i punti di incrocio sullo zero, vedrete che i punti di incrocio verso lo zero, quindi i break-even, combaceranno perfettamente con i defense point. Voi provate a fare questo e poi io vi spiego. Tanto provate a capire perché, e poi io vi spiego perché il prossimo incontro che faremo. Voi fate una strategia, fate uno straddle, fatelo su qualsiasi strike che volete, poi vedete che i corrispondono perfettamente con i defense point. C'è rimasto da vedere un'altra cosa, che era il Forecast Strategic Center, che è questo qua, adesso ve lo faccio vedere. Dunque, l'abbiamo appena finito oggi. Un attimo che volevo da qui, dal grafico, no. Allora, noi possiamo aprire la finestra delle opzioni e troviamo e si può e vediamo il pulsante Forecast Strategic Center. Ci clicchiamo sopra ed ecco che cosa viene fuori. Naturalmente, ecco qui, sposto un po' di finestre, così tanto ci concentriamo su questa che è l'ultima cosa che vediamo questa sera. Allora, che cos'è questa finestra? Da domani la troverete più piccola perché è un po' ingombrante. Allora, questa qui ha diversi utilizzi e difatti è il centro. Vi faccio vedere una cosa. Allora, la linea blu corrisponde alla curva teorica del mercato e i quadratini di color magenta corrispondono alla volatilità apprezzata dal mercato in reale. Allora, se voi lo collegate in tempo reale, quindi se il mercato è collegato in tempo reale, quindi non fate il what if, quindi siamo in collegamento reale, voi potete vedere la call, oppure mettendo le put, vedete la differenza, vediamo se c'è, ecco, vedete la differenza delle curve e quindi avete un'idea di come stanno apprezzando il mercato gli istituzionali. E quindi ne prendete atto e poi potete usarlo per avere varie idee, cioè per varie informazioni, per esempio se avete le call che quotano più delle put, ecco che allora è prevista una discesa, viceversa è prezzata una salita. Se la differenza tra la volatilità delle call e della put è alta, ecco che allora stanno per arrivare dei dati macro importanti, che neanche il mercato sa bene da che parte attutire. Se la linea, questa curva, questo smile è piatto, sicuramente sarà piatto anche, quindi intendo proprio una linea dritta praticamente, sarà piatto. Vuol dire che potete non far niente perché il mercato proprio non sta, non ci sono reazioni, non c'è niente, hanno messo praticamente tutti i settaggi delle macchine delle volatilità prezzate su tutti gli strike, per cui non si stanno aspettando niente. E quindi cominciate a capire. Proprio sulla parte strategica, cominciate a capire strategicamente il mercato come si sta muovendo. Vedete qui, col clic sinistro si incrementa e col clic destro decrementa. Che cosa? Ecco, se io sono nella finestra di what if, quindi di che cosa se,
Oppure se come adesso io avessi delle operazioni a mercato e il sottostante si muove ma il mercato delle opzioni è chiuso, proprio come adesso, io dovrei mettere in piedi la mia curva di volatilità e quindi fare partire, e c'è già in Futuro Pro, le quotazioni teoriche, quindi quelle del market maker. Quindi io mi faccio la mia curva, quindi posso modificare la mia curva, quindi poi vi spiegherò bene, tanto voi imparate a muoverla che poi vi spiego bene perché dobbiamo fare queste cose. Quindi noi modifichiamo la curva, modificando la curva, se aveste la finestra i prezzi dell'ATNOW, vedreste che si modificano anche i prezzi dell'ATNOW. Quindi modificando la curva voi potete avere uno scenario strategico migliore. Voi dite, se io avrò una volatilità prezzata su tutta una curva, prezzata del 2, 3, 5% superiore, che cosa mi succederà appunto nel what if? Che cosa mi succederà? Se io faccio una strategia di vega, per esempio, è indispensabile sapere questa cosa, che cosa succederà? Allora poi ho sotto per i vari strike, vedete nelle caselle che ci sono sotto, la posizione, la volatilità espressa dal mercato, che adesso è coincidente con quella teorica, che è questa qua appunto, e poi che cosa succederà alla volatilità se il premio dovesse salire, se il prezzo si dovesse muovere del più 17 e del meno 17. Perché più 17 e meno 17 sono anche questi, sono valori che cambiano, sono valori automatici e cambiano a seconda di come sono i defense point. Quindi è già nell'algoritmo di calcolo del Forecast Strategic Center questo, quindi voi non impostate questo valore perché è già calcolato guardando i defense point. E quindi sostanzialmente quello che avete a disposizione adesso, tra il defense point e il Forecast Strategic Center e il trend time che abbiamo visto strength, e la possibilità di andare in delta hedging, quindi tutti gli strumenti che abbiamo visto e che avete a disposizione, quindi compreso questo che è quello che vi dà esattamente, allora questo vi dà esattamente le posizioni del mercato, questo vi dice come attuarle e quindi come fare i vostri cambiamenti nell'immediato. Con il delta hedging voi potete quindi parare la posizione, sostanzialmente che cosa avete a disposizione? Avete a disposizione tutte le informazioni che ci sono in un centro strategico di trading. Adesso si tratta solo di impararle. Sì, sarà dura da digerire, però come avete visto sono passati anche 2 o 3 mesi e quello che non abbiamo è fretta, quindi con calma, pian pianino. Si impara, io ci ho messo anch'io il mio tempo, adesso sono 20 anni che lo faccio e quindi a me sembra tutto un po' più semplice, però mi ricordo che le prime volte proprio tanto semplice non era, insomma. Quindi con calma, pian pianino, facciamo la nostra strada, la facciamo assieme. Vi ricordo che poi abbiamo aperto, scusate, ho comprato gli uffici, però non li abbiamo ancora aperti, apriamo gli uffici di fianco ai nostri.